Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno. Allora io dico 200 euro, non hanno preso i rimborsi. Guarda che questo movimento nasce un anno fa, un anno e mezzo. Senza media, senza televisione, è un miracolo che siamo qua a fare queste cose qua, in un anno e mezzo. Ebbene, in un anno e mezzo, l'anno scorso, per le regionali, il Movimento 5 Stelle, così, dato che non lo sapete, vi do due notizie, abbiamo preso 500.000 voti nelle 5 regioni dove ci siamo presentati, con i nostri mezzi, solo 5 regioni, 500.000 voti! E ci davano diritto, in base alla legge portata dei rimborsi elettorali, noi di diritto avevamo diritto a 1.600.000 euro. Cazzo, ci facevano comodo, no? 1.600.000 euro, guarda lì un po', guarda che scarpe c'è questo qua, questo qui è in terra così. Allora, bene, gliel'abbiamo lasciati, non vogliamo contribuire all'agrocinio, i soldi pubblici. Ma cazzo, ma chi sa, qual è quel partito che fa queste cose qua? Ma chi è? Abbiamo messo due consiglieri, siamo riusciti anche a mettere due consiglieri regionali, perché ne abbiamo 32 comunali in 30 comuni importanti, ma voi non lo sapete, non ve lo dico neanche. O vi informate o state nella vostra così tranquillità mentale. Bene, due consiglieri regionali in Piemonte e due in Emilia Romagna ce l'abbiamo messi e stanno facendo la differenza, due ragazzi di 28 anni, perché entrano, avevano 28 anni, uno era un medico, l'altro un tecnico informatico, sono entrati e hanno visto le paghette dei consiglieri regionali, da 8.000 a 14.000 euro netti al mese, più il gettone di presenza ogni volta che vanno a lavorare. È la prima cosa che hanno fatto, cazzo, loro si sono abbassati il loro stipendio dell'80% percependo 2.500 euro, che hanno detto che è una cosa esagerata già quello stipendio lì, e mettendo la differenza in un fondo da dare in opere di solidarietà nella regione, nella città. Ma chi cazzo l'ha fatto? E ha fatto un'emozione, ha fatto un'emozione. I due del Piemonte ne hanno presi a calci nel consiglio regionale. Ha fatto una mozione perché vogliono che tutti facciano così. Vogliono che tutti si levino quel cazzo di stipendio che non esiste, che si tolgono i gettoni di presenza, le auto, i rimborsi, vaffanculo, il telefono, la segretaria, l'ufficio. Ma che cazzo sono? Chi sono? Basta doppio e triplo lavoro. Basta doppio e triplo lavoro. Non puoi fare il ministro e fare il sindaco, non puoi fare l'eurodeputato e fare l'assessore, o fai una cosa e basta. Non vai in pensione dopo 5 anni quando il resto dell'Italia ci va dopo 40, porca puttana. Siamo demagogici, populisti, attacchiamo la sinistra, attacchiamo la destra, chi siamo? Forse noi non sappiamo ancora chi siamo, non lo sappiamo, noi siamo il nostro programma, abbiamo iniziato con le 5 stelle, l'acqua pubblica, la mobilità, il wifi, la raccolta differenziata, l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, abbiamo fatto un programma che hanno copiato tutti, si vede che andava bene, perfetto, no? Sinistra ecologia, si chiama sinistra ecologia e fanno 5 inceneritori dove il loro governatore fa sinistra ecologia in Puglia. Allora, signori, oggi sono tutti in campagna elettorale a dirvi queste cose che vi diciamo noi, ma lo dicono qua e nei consigli comunali e regionali fanno esattamente il contrario, esattamente il contrario, non c'è più né destra né di sinistra, non c'è più nulla, sono d'accordo su tutto, sono d'accordo sul nucleare, D'Alema parlava di nucleare di quarta generazione sicuro, e un suo senatore che è uno principe del cancro veronesi e l'hanno messo presidente della sicurezza nazionale, è del PD, e adesso dire che sono contro il nucleare. Bersani andava a fare i comizi dicendo: ma socio, lo teniamo pubblica l'acqua, ma la affidiamo a una Veolia che è una multinazionale che è capace a gestirla. La Veolia multinazionale mandata a calci nel culo via da Parigi, dal sindaco di Parigi, che oggi hanno l'acqua del Parigi pubblica, risparmiando 80 milioni di euro in un anno. Sono d'accordo sull'acqua, sono d'accordo sul nucleare,
sono d'accordo sul conflitto di interessi, sono d'accordo sulla cementificazione di questo paese, che è meraviglioso che siano Coprosse o sia l'Impregilo, è la stessa cosa. Sono stati d'accordo persino sullo scudo fiscale, di far arrivare i soldi della mafia qui pulendoli col 5%. Non sono andati a votare tutti quelli della sinistra e è passato l'emendamento. E mi vengono a dire che c'è un'opposizione del cazzo. L'unica opposizione di questi cazzo di politici siamo noi, cittadini, sono loro, l'unica. Non c'è altro. O voi vi rendete conto? O voi vi rendete conto che potete fare la storia, un'altra storia, chiaramente, con 200 euro di campagna? Non ce la fa a diventare sindaco, Giuseppe, non ce la fa. Io vi conosco adesso, ecco, li ho conosciuti oggi per la prima volta, quindi non arriva dall'alto niente. Si sono fatti la loro lista, si sono votati, li sto conoscendo adesso. O cambiamo, se avete l'idea, forse non riuscirà Giuseppe a diventare sindaco, ma noi con il nostro contributo, voi potete magari mandarne due dentro, due consiglierini da 300 euro al mese dentro. Ma no, aspetta, due che vanno lì, è come mettere un terminale di un social network dentro, è come mettere uno con una telecamerina così, lo metti dentro, quando vanno, quando ci sono le commissioni, le delibere sul piano regolatore, vanno lì e filmano il bilancio, non ti possono più mandare via perché li avete eletti voi, allora filmano e portano fuori, e voi scoprite esattamente dove vanno a finire i vostri soldi, a chi, nomi e cognomi, dove vanno le concessioni, dove vanno gli appalti, nome e cognome delle società, quando crei trasparenza lì, sono finiti, crei trasparenza e disinfetti, questi sono dei disinfettanti naturali. Allora, due dentro che disinfettano e la rete progetta. La rete progetta. Progetti dentro della rete, meravigliosa. Sulla differenziata, sulla mobilità, sul WiMAX, un'antenina che manda il segnale. Non c'è neanche il segnale qua. Un segnale a 70 megabit di velocità, 70 megabit a 60 km di raggio, due antenne collegate tutto. Wi-Fi libero e gratuito nei giardini, librerie, piste ciclabili, la vita, noi progettiamo la vita delle persone. Questa gente è morta e progetta cose morte, cemento, posteggi, ipermercati, tutto chiuso. Italiani! Sono inesperti, sono giovani e inesperti. Giuseppe, tu sei troppo giovane, siete giovani e inesperti. No, sì, non avete esperienza a gestire un comune, come fate? Non avete esperienza, è vero, non hanno esperienza di come si trucca un bilancio comunale, non hanno esperienza come fare appalti con l'Andrangheta, non hanno esperienza nel rubare. Cazzo, la loro inesperienza è il loro valore aggiunto, cazzo! È chiaro che non li lasceremo soli. La rete, ci sono i migliori esperti del mondo in rete. Abbiamo i migliori city manager che leggono i bilanci e le delibere. Non li lasciamo soli se entrano. E uno mi dice, ma quando entrano e vedono i soldi anche loro, può darsi che il 10-20% di voi lo fanno per visibilità personale, per trovare un lavoro, può darsi. L'animo umano non lo cambiamo noi in due anni. Ma è molto più difficile rubare quando la rete ti controlla. È molto più difficile, perché se prova a entrare dentro e dare un appalto al cugino di tua sorella, ma gli altri che abitano qua lo sanno, ti mettono in rete e sei sputtanato. Con la rete devi avere una reputazione, non puoi reggere, non puoi contare balle. Nelle piazze non puoi non contare balle perché c'è un contraddittorio naturale. Se io dico una stronzata, mi fischiate, mi dite qualcosa. Qui c'è il contraddittorio come in rete. L'unico posto dove non esiste il contraddittorio è in questa cazzo di televisione, che vanno lì a dire stronzate incredibili e non si può dire nulla.